È terminata col Gaudemus Igitur, eseguito dal Coro dell'Università degli Studi e dal Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara, l'inaugurazione del 632 anno accademico dalla fondazione dell'Università di Ferrara. La cerimonia si è tenuta al Teatro Comunale a Bado, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Presenti tutte le più importanti autorità, a partire dalla ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che ha portato il saluto iniziale e da cui è seguita la relazione della magnifica reattrice Laura Ramacciotti, che ha fatto il punto sull'Ateneo di oggi, un Ateneo con numeri sempre più importanti, sono 28.000 gli studenti provenienti da tutta Italia, il cui allargamento ha tuttavia comportato alcune difficoltà, a partire da quelle degli alloggi. Studentesse e studenti sono la nostra prima ragione sociale, ha dichiarato, e devono essere il centro del nostro agire quotidiano. E le difficoltà sono emerse quando a prendere parola è stata Alessandra De Fazio, presidente del Consiglio degli Studenti, che ha messo in evidenza i tanti problemi che affliggono i suoi colleghi e coetanei. In primis i costi del mantenimento degli studi e di rimanere in pari con gli esami, ma anche la competitività e la non equa meritocrazia che possono portare a stress e depressione. Accedere alla cultura, sottolineato, non deve essere un privilegio e gli studenti non vogliono essere considerati cittadini del domani, bensì dell'oggi. Ha preso poi parola il Presidente del Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo Massimo Bonora, fino alla prolusione, dedicata alla figura di Nicola Copernico, di Patrizio Bianchi, professore emerito dell'Università degli Studi di Ferrara, già rettore e ministro della Repubblica, che ha sottolineato la necessità di avere uno sguardo lungo, dichiarando che è talmente grande la sproporzione dei dati demografici nel mondo che pensare di fermare la storia con un decreto o sulle spiagge di Lampedusa è contro ogni sensatezza. Sono le università, dunque, ad essere chiamate a elaborare riflessioni adeguate alle condizioni che abbiamo, ai mutamenti che vi sono, agli scenari nuovi, secondo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha concluso l'intensa mattinata con un applaudito discorso. In tutto il mondo le università sono chiamate a elaborare riflessioni adeguate alle condizioni che abbiamo, ai mutamenti che, che vi sono, agli scenari nuovi. Scenari che fanno comprendere come siano fuori dal tempo e dalla storia comportamenti da potenza dei secoli scorsi, che conducono a guerre di aggressione per annettere territori o a competizioni accanite su aspetti marginali. Sono questi gli aspetti rilevanti che contrassegneranno il mondo futuro e questo, questo è chiamato il mondo a riflettere e a far d'avanguardia in questa riflessione Devono essere le università. Gli atenei hanno questa vocazione, questo ruolo. Questo che poc'anzi, il professor Patrizio Bianchi ricordava: questa vocazione e questa missione di riflettere per indicare, per approfondire scenari e indicare percorsi per cui, con cui affrontarli. Questo è il mondo che hanno i giovani di fronte. Questo è il mondo che le università devono aiutarli a interpretare e a governare. E in questo clima. E in queste considerazioni si basa con grande forza e grande vicinanza l'augurio di buon accademico. Il Presidente della Repubblica poi ha salutato le tante autorità presenti, dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini al Presidente di Ferrara Arte Vittorio Sgarbi, dall'ex Premier Romano Prodi all'ex Ministro della Cultura Dario Franceschini e poi ancora l'Arcivescovo di Ferrara Comacchio Monsignor Giancarlo Perego, il Sindaco di Ferrara Alan Fabri, il Direttore del Teatro Comunale Monio Vadia e molti altri che hanno voluto presenziare a questa giornata storica per l'Ateneo Estense ma soprattutto per la città di Ferrara.